e i dipendenti della rete di multiservice sono qui ancora perché? Siamo qui ancora perché non sono stati superati quei problemi che già abbiamo segnalato ormai da diversi mesi. La società si trova in questo momento senza un capitale sociale, attendevamo da tempo la ricapitalizzazione, che è uno dei problemi tra i più importanti della rete multiservice, e questa condizione sta portando a un continuo ritardo anche nei pagamenti delle mensilità, delle spettanze, poiché con la difficoltà finanziaria che si trova ad affrontare l'azienda c'è ovviamente il pericolo ogni mese di non percepire gli stipendi. A questo poi si aggiungono altre difficoltà, incluso il fatto che ancora sulle strade non c'è una convenzione che guarda, come dire, alla prospettiva del servizio di manutenzione che questi lavoratori garantiscono, e quindi tutta una serie di circostanze, incluso una posizione debitoria della provincia per il passato, che ci fa stare in grande preoccupazione. Segretario, oggi di nuovo qui lavoratori della Rechi Multiservice con la politica che stenta a dare risposte. Diciamo che ci sono un centinaio di lavoratori che hanno bisogno di risposte concrete, hanno bisogno di risposte immediate che si tramandano ormai da mesi se non da anni. Ormai è più di un anno che diciamo che ci sta questo rimpallo tra la politica e tra i problemi della Rechi reali e concreti. Bisogna tenere presente che i lavoratori della Rechi mantengono le strade, la manutenzione delle strade, la sicurezza delle scuole, dei ponti, di tutto quello che può essere utile per il territorio. E quindi la politica e la provincia deve cercare di interpretare il messaggio dei salernitani che bisogna anteporre le priorità e le importanze, poiché bisogna mettere avanti le esigenze dei lavoratori del territorio. Presuppongo che nelle priorità di scelta politica la Rechi vada al primo posto, quindi è necessario che la politica si dia una svossa e si svegli.